Carissimi amici, bentornati su UK Calcio. In questa puntata parleremo di quello che è accaduto oggi. Ci sono stati in Championship, per quanto riguarda la Championship, così avremo un quadro più completo dei singoli campionati. Per quanto riguarda la Championship, dicevamo, si sono giocati tre partite, si sono giocati tre match: Blackpool, Watford, Middlesbrough, Swansea e Sheffield Wednesday contro Peterborough. I risultati, come potete vedere anche nel nostro videoblog, quindi lì avete tutto, classifiche, risultati e anche i link agli highlights disponibili su internet, quindi vi invito a seguire il nostro blog. Dicevamo, potete vedere insomma i risultati: il Blackpool ha vinto 3-2 con Watford, una vittoria molto importante perché permette al Blackpool, come potete vedere dalla classifica, di riportarsi in modo molto prepotente nella zona playoff, quindi mantiene forte la sua posizione in zona playoff. Invece il Watford è sempre a metà classifica. Invece la grande sfida del giorno era tra Middlesbrough e Swansea. Il Middlesbrough, allenato da Gordon Strachan, che fino all'anno scorso allenava il Celtic Glasgow, da ottobre ha sostituito Southgate, firmando poi un contratto di 4 anni, tra l'altro. Però questo cambio non ha dato grandissima forza al Middlesbrough, che ancora stenta il primo pareggio di Strachan in 4 partite, e quindi un ottimo punto per lo Swansea di Paulo Sousa, che adesso, come potete anche vedere dalla classifica, si trova al quarto posto ed è in piena lotta playoff, ed è a pari partite giocate con il Nottingham e ha soltanto 8 punti. Potrebbe accadere di tutto. Lo Swansea potrebbe anche tentare il colpaccio, anche se noi crediamo che il West Bromwich, che è impegnato oggi proprio contro il Newcastle, di nuovo dopo la sfida in campionato in FA Cup, sia una squadra, quella di Matteo, sia più forte come squadra. Però vedremo, insomma, vedremo cosa succederà. Comunque lo Swansea, che fuori casa ha sempre un po' stentato, ha preso un gran bel punto oggi, quindi Paulo Sousa sta facendo veramente un grandissimo lavoro. E invece l'altra partita che si è giocata è stata Sheffield Wednesday contro Peterborough, una partita tutta dei bassifondi della classifica. Il Peterborough, con questa sconfitta, ormai è quasi condannato alla retrocessione. Invece lo Sheffield Wednesday, con questa vittoria, si è portato a 28, quindi a più 5 sul Reading, che però ha una partita in meno perché il Reading era impegnato in FA Cup. Quindi questa è la situazione. Durante la settimana poi potete vedere sul nostro blog, sempre sul link in sovraimpressione, oppure nelle ulteriori informazioni sulla pagina, sulla nostra homepage di YouTube, potrete cliccare e vedere tutto il programma che riguarderà la prossima settimana, una settimana piena di impegni, anche perché poi ci saranno i recuperi delle partite, delle giornate che non si sono giocate per i problemi meteorologici in Inghilterra. Io vi saluto, questa puntata breve soltanto per 3 partite, ci vediamo presto per il commento delle altre serie. Arrivederci a tutti.